Ciao a tutti, guerrieri e guerriere Sailor, benvenuti nella seconda parte di questo vlog giornata da università. Tecnicamente in questo video di lunedì 5 novembre 2018 è il compleanno anche di mio fratello, quello materno, fratellastro materno. Vabbè, non so neanche qua cosa regalarmi. E non si parla di Sailor Moon, sono un grande fan di Sailor Moon, però come ho detto avevo dimenticato che i pezzi del primo vlog erano il primo vlog che dovrebbe uscire oggi, cioè voi lo vedete il novembre, martedì 6 novembre, questo vlog in cui sto parlando ora. Il 5 novembre avete visto la prima parte di questo vlog, che erano la fine di ottobre. Poi io sono iniziato stamattina, avete visto delle clip che andavo al tirocinio lavorativo e poi sono ritornato a mezzogiorno e mezzo aspettando l'autobus. Oggi mia madre non è andata al lavoro, ho dovuto cucinarmi la pasta riscaldata, la pasta di ieri. Quindi sono affamatissimo. Con me c'è ovviamente lei, che dopo poi la devo portare giù. E poi davvero si parla... Ieri ho preso proprio la domenica, cioè ieri per me, essendo il 5 questo video, ieri per me ieri era domenica. Devo studiare quel libro che venerdì mi scade il prestito. Il 9... No, tre capitoli o due capitoli, ora vedrò di fare tre capitoli. Se no, se entro giovedì e venerdì, entro venerdì non riesco a fare tutto, devo comprarlo a 18 euro su Prime, perché costa in realtà quel libro 22 euro. E io ora, quindi poi devo iniziare a studiare, mangio e metto in carica il cellulare che ha la batteria scarica e ci vediamo dopo con lo studio. Quindi tecnicamente io all'università ci vado oggi pomeriggio, venerdì pomeriggio o venerdì o giovedì pomeriggio a restituire il libro in prestito alla biblioteca. E ieri, domenica 4 novembre, una mia amica dell'università mi contatta su WhatsApp, dice quando vuoi andiamo a studiare insieme. Lei non fa storia come me, mi sembra che lei ora fa la magistrale, si è laureata con la triennale, io sono 7 anni che sono fuori corso, vi rendete conto, per colpa di questi impegni di mia madre che lascia le finestre aperte qui, gli sportelli. Quindi sono 7 anni e io, per colpa di alcuni insegnanti che mi stanno antipatici, la mia lacuna in inglese, il cercare il lavoro, questi tirocini lavorativi che purtroppo la mattina non ti danno la possibilità di studiare come si deve, che alla fine devi dire una scusa per darti un giorno libero, che tecnicamente... se io vado una mattina a studiare automaticamente perdo le 15 euro, perché sono 15 euro di gettoni di presenza, neanche uno stipendio. Quindi io vado a mangiare perché adesso ho chiuso il fornello lì e quindi ci vediamo dopo quando ho portato lei. Quindi vi risparmio i time lapse di lei quando va fuori. Ciao raga, a dopo, alla prossima click. E eccomi qui, sono nella stanza da letto da mia madre perché c'ho il computer. Ho editato la prima parte di questo vlog, praticamente mi mancava il secondo passaggio con il secondo programma di editor, che ho dovuto mettere l'intro e vabbè, tanto lo sfondo finale non c'è perché questa prima parte con il primo programma di editor l'ho aggiunto, una cosa speciale, carina. E sono qui insieme, ho portato lei, Siria, ha mangiato, ha fatto tutto, diciamo così, e
da oggi che dovevo studiare, ho fatto un conteggio di quanto mi manca. Praticamente manca dall'ottavo capitolo al dodicesimo, quindi farò l'ottavo capitolo adesso, domani e dopodomani farò due capitoli. Venerdì, come ho detto, la mia amica dovrebbe farmi sapere se la incontro dopo tanto tempo, mi deve raccontare che lei ha fatto un tirocinio quest'estate, penso, questi mesi estivi, in Ungheria, in un museo per l'università, penso, e quindi mi deve raccontare tante quelle. Io ho detto, io vado in facoltà, devo restituire venerdì, mi scade il prestito, e alla fine ho detto rimango lì, c'è mia madre a casa, non posso neanche registrare, però ora vedremo un po' se venerdì voi non vedete nulla sul canale, significa che non ho avuto tempo di editare e di registrare. Se esce qualche video così. Quindi io vi lascio perché inizio a studiare e quindi non so se c'è una time lapse oppure vedrete, ora vediamo un po'. Quindi al prossimo clip vi saluto. Mi ero dimenticato di farvi vedere che il quaderno, questo qui, alla COP sabato, venerdì, non mi ricordo, no, sabato no, venerdì, non l'ho trovato, c'era così, io lo cercavo così, fucsia, però qui era un po' rotto e poi erano tutti a quadretti, io poi non mi piace i quadretti, quindi io preferisco sempre i lini. Ho visto che devo ancora scrivere San Domenico, l'ordine dei domenicani, perché in questi test c'è i domenicani, quindi adesso sono ancora arrivato a metà, qui alla fine ho questi fogli, non so se riuscite a vedere. Qui è dove devo scrivere dietro e questi sono i fogli di maniera. Io preferivo avere questo, però per sicurezza ho preso un quaderno normale della monocroma, la coppa, vedete, il monocromo. Ora tutto così. Vabbè, qui è un normale. Eccoli qui. E ce l'avevo nella libreria nel corridoio dove è la sezione università. E qui io amo i ringhi, io amo i ringhi, i quadretti non è per cattiveria, no, non mi sono mai piaciuti i quadretti, quelli grandi, quelli che per le scuole elementari si usava, cioè io usavo, non so ora, usavano per geometria, usavano i quaderni più quadretti grandi. Io quando abitavo nel Mugello, che ho fatto la prima elementare e metà seconda elementare, la geometria non mi facevano fare su quei quadretti, i quadretti grandi, i quadretti piccolini non mi piace. Comunque immaginate che io ho proprio scritto dal tutti gli oggetti, cioè il monacheismo nell'Europa orientale, cioè la diffusione prima nell'Europa orientale, poi eccetera eccetera, che poi si è espanso, si è arrivato in Occidente, per poi arrivare agli ordini francescani e gli ordini domenicani. Vabbè, io qui avevo sbagliato a scrivere, vedete, con i pennarelli. Io nel frattempo ritorno a studiare e mi sa che ho parlato un po' troppo. I quaderni mi aspettano dopo. Dopo vi saluto. Ed eccomi qui. Io devo ancora studiare il capitolo ottavo. Ho finito i primi due paragrafi. Ora devo iniziare il terzo, che è corto, il quarto, che è una serie di paragrafi, e il capitolo 5.
poterò leggere quel libro, poi da domani ci saranno gli ultimi 4 capitoli, li metterò ogni giorno 2 per accelerare, per arrivare a venerdì, che ho finito il libro. Probabilmente io me lo comprerò 18 euro prima dell'esame. E vabbè, poi un'altra cosa volevo domandare. Se volete vedere gli appunti, se volete il metodo di studio per scrivere gli appunti, basta che me lo dite. Poi dico una cosa, perché i libri universitari, aspettate un attimo, i libri universitari sono tutti diversi. Vedo su YouTube, aspettate, vedo su YouTube che quelli di storia sono diversi da questi, cioè noi di lettere di storia abbiamo altri libri diversi da quelli che hanno economia. Molti youtubers grandi di YouTube Italia, io ho visto parecchi che hanno dei libri un po' diversi dai miei. Vabbè, io mi fermo qui. Da Facebook, a Telegram, tutti i miei social network, nell'info box, nella sezione social dell'info box. Se l'ho un'infanzia affidata da Amazon, il mio secondo canale, i Random YouTuber Boys, i youtubers del team, da Framuel Matteciane a Luca Metabrix, per i vari fratelli Cristo, per i Zeta, Sergio Livorsi, Grigia, Chiaraggio, Dario Augusto IV, Z16, Greco, Shinigami P e lo squarcio nel tubo, che sento Shinigami P e lo squarcio nel tubo tecnicamente sono dei candidati, quindi non dovrei neanche dire, però per amicizia però nei loro confronti io li sponsorizzo sempre, perché poi alla fine dopo il mese di novembre ora poi vedremo. Quindi al prossimo video, ciao ragazzi.